Nel branco PDL parte la lotta tra maschi alfa, B maschi, B alfa. Il vecchio lupo pelato sfidato dall'altro leader più giovane, B leader. Dice, chi vincerà? Latrati bellicosi, morsi, zuffe apparentemente all'ultimo sangue. Poi tutto torna come prima e le gerarchie del branco restano immutate. Un copione scritto dalla natura è sempre uguale per i lupi dell'oasi faunistica Popolo della Libertà, che proprio in questi giorni celebrano il loro rituale più spettacolare, lo scontro fra i due vecchi capi branco. Beh, capi branco. Tutto è iniziato quando il branco Forza Italia, capeggiato da un maschio, beh, maschio, alfa, pelato e combattivo, ha assorbito il branco AN, declassando il suo più giovane capo a maschio beta. Questo periodicamente cerca di recuperare la leadership sfidando il capo branco alfa con atteggiamenti insubordinati, ad esempio minacciando di formare una corrente insieme ad altri lupi. Ma il lupo alfa pelato non cede e il lupo beta, conscio che separarsi dal branco principale significherebbe non partecipare alla divisione delle prede e quindi morire di fame, fa atto di sottomissione e riprende il suo ruolo. Ma al primo segno di debolezza del capo ci riproverà. Gli italiani, gli stranieri, i turisti che assistono a questi duelli restano impressionati, convinti che uno dei due sia destinato a soccombere. Temono di vedere scorrere il sangue. E non capiscono che sono proprio queste simboliche ribellioni ad assicurare la coesione del gruppo. Fin qui, via cieli. Manca qualcosa, ignoranza o ignavia? Giornalisti,